Oggi parliamo di fragranze alla rosa. Ciao a tutti, come vi anticipavo poco fa, oggi parliamo di fragranze alla rosa, però delle fragranze perfette per questo periodo, quindi fresche, energizzanti, insomma che ci diano anche un po' di sollievo da questo caldo che già è praticamente arrivato. Vi parlerò di diverse fragranze perché nella mia ricerca verso la rosa perfetta ho potuto provare tanti profumi che si avvicinano a quella che è per me l'idea di una rosa perfetta, però ahimè non arrivano poi quindi alla perfezione, però sono tutte fragranze davvero molto molto belle. Parleremo sia di fragranze designer che anche di nicchia e anche low cost. Iniziamo quindi subito. La prima fragranza di cui vi parlo è una fragranza che a me piace moltissimo per la sua freschezza, per la sua originalità e sicuramente anche per la sua versatilità, ovvero Flora Botanica di Balenciaga. Questa è una rosa che forse insomma conoscerete perché è accompagnata dalle note particolari come quella della menta, che non è una menta diciamo che dà una sensazione di così mentolato, di mentolo, ma è proprio una menta che io definirei quasi proprio la fogliolina della menta che usiamo anche per cucinare, che quindi dà quel tocco di verde, di aromatico alla fragranza. E questa tonalità, appunto questo carattere verde aromatico, è anche accentuato dal fatto che nella base della fragranza troviamo anche una nota di cannabis, e una nota che sicuramente rende molto particolare queste fragranze è anche il vetiver. La rosa è anche accompagnata dal garofano. Insomma, questa è una rosa molto fresca, energizzante, che davvero ci dà una spezzata di benessere, soprattutto nelle giornate calde, e che io trovo perfetta sia per le donne che per gli uomini, perché l'accordo vetiver e cannabis, lungi dal essere eccessivamente particolare o fastidioso, non fa altro che rendere la fragranza un po' più androgina, un po' davvero anche maschile, e sicuramente davvero perfetta per diverse occasioni. È davvero perfetta appunto per essere una fragranza unisex. A me piace molto anche perché la qualità della rosa all'interno di questa fragranza è davvero molto bella, è buona, è molto naturale, realistica, mi piace insomma molto, e quindi ve la consiglio. Parliamo adesso di un marchio, di un brand che io amo moltissimo, di cui vi ho parlato tanto, ed è Diptyque. Avrei tantissimo voluto che la sua rosa, che è appunto Oh Rose di Diptyque, mi fosse piaciuta al 100%, però purtroppo non è stato così. Però conosco bene la fragranza, ho avuto veramente modo di provarla in tanti modi e soprattutto con i campioncini ovviamente, ed è una fragranza che si avvicina alla perfezione per me, eccetto che per la presenza della nota, di una nota fruttata in testa. Troviamo infatti il lici e anche il ribes nero. Vedrete adesso che questa nota del ribes si ritrova anche in altre fragranze, per esempio anche in Chloé, in Rose di Chloé troviamo questa nota, se non mi sbaglio anche in Delina. Insomma, è spesso accostata alla rosa, probabilmente per far sì che appunto questa interpretazione della rosa risulti fresca, giovanile, moderna, però a me purtroppo non piace al 100%. Ma torniamo a Oh Rose. È una fragranza dove la rosa è qui davvero interpretata nella sua semplicità, nella sua bellezza e nobiltà, infatti ricorda l'acqua alle rose, molto fresca, tenera, perfetta secondo me per un range molto vasto, non solo di età ma anche proprio di tipi di persone. È una fragranza che vedo bene anche per quelle persone che di solito non indossano il profumo, ma appunto proprio per il fatto che è così semplice e discreta la trovo davvero perfetta. Troviamo delle note fruttate in testa, quindi il lici e anche il ribes nero. Abbiamo anche delle note che accompagnano la rosa, come il geranio, abbiamo anche il miele. Insomma, non è poi non ha una piramide poi così semplice, ma risulta comunque semplice nella sua bellezza. Fragranza che non ha una, diciamo, non ha delle prestazioni eccezionali, uno dei toilette che dà davvero piacere quando la si indossa, perché è gradevole, fresca, elegante, dà benessere, e soprattutto per chi ama la rosa. Io davvero, a me questo profumo piace, eccetto che per la nota del lici e del ribes che comunque sento, e per la componente verde che comunque si trova all'interno di questa fragranza. Probabilmente appunto la componente anche un po' erbacea della rosa al mio naso risulta, diciamo,
resa un po' più come dire, acuta dal fatto che c'è appunto il Vives, però queste sono soltanto mie riflessioni e che riguardano i miei personali gusti, però è davvero una fragranza stupenda che mi sento tantissimo di consigliarvi se amate la rosa, una rosa fresca e estiva. Passiamo adesso ad una fragranza low cost che a me piace moltissimo e di cui vi ho già parlato, però in questo periodo, adesso subito la tiro fuori, sto parlando di Fleur Fatale, che si presenta subito con questa veste molto poco sobria, con questo flacone che è discutibile, non è un granché in effetti ed è anche tra l'altro abbastanza pesante, vuole sicuramente ricordare un po' una rosa scomposta, ma al di là delle velleità artistiche del flacone di Fleur Fatale, a me questa fragranza piace moltissimo. È una fragranza che contiene anche qui delle note fruttate in testa, se non sbaglio c'è sempre il Ribes. Ricorda molto Rose di Chloé, Stella di Stella McCartney, insomma siamo su quel genere di fragranza. Ha anche un tocco leggermente polveroso dato da una nota di violetta, sicuramente, e poi un fondo muschiato. Questa è una fragranza secondo me molto bella, non ha un prezzo eccessivo, anzi direi che è un profumo low cost, e devo dire che io la porto con grande, grande piacere in questo periodo, anche l'estate scorsa l'ho usato tanto, addirittura secondo me sono arrivata quasi a metà del flacone. Mi piace davvero molto, c'è una pecca enorme, questo profumo sarebbe uno dei parfum, ma purtroppo secondo me si comporta come un'acqua profumata, non dura quasi nulla, questo è un grandissimo peccato perché mi piace, è una bella fragranza. Peccato, però se vi piace una rosellina fresca, rosa, gioiosa, tenera e che ricorda l'acqua alle rose, secondo me è da valutare nonostante il flacone che può non piacere, insomma, però dai gustibus, insomma. Passiamo adesso ad un'altra fragranza di nicchia, parliamo di Rose Silence di Miller Harris, un'altra fragranza molto bella in cui la rosa è interpretata così in chiave molto naturale, fresca, anche qui parliamo di una rosellina umida, bagnata, che ricorda l'acqua alle rose. In testa abbiamo sempre il Ribes nero che è onnipresente e il mandarino, che non è un mandarino però eccessivamente zuccherino, e accompagna il cuore, che è un cuore floreale alla rosa ovviamente, e poi nella base abbiamo il patchouli. Però a differenza appunto rispetto a O Rose e anche all'altra fragranza di cui parlerò dopo, qua il Ribes nero secondo me non va a sovrastare eccessivamente la rosa, anzi devo dire che qui la rosa è comunque protagonista, molto fresca, leggiadra, elegante, discreta, devo dire che proprio il nome Rose Silence è azzeccatissimo, perché fa pensare ad una rosa discreta, garbata, elegante, che è effettivamente la verità, è proprio quello che io sento all'interno di questo profumo molto bello. Tra l'altro abbiamo anche un tocco lievemente, leggermente polveroso, che fa sì che questa fragranza, oltre a far pensare ad una rosa umida, bagnata, fresca, realistica, sia anche vellutata, leggermente polverosa e rotonda. Mi piace molto, sulla mia pelle questo profumo diventa morbido e non ha quel carattere un po' aspro e pungente che invece sento in altre fragranze di questo tipo, dove la rosa è interpretata in questo modo fresco e però anche un po' spigoloso in un certo senso. E il patchouli, tra l'altro, probabilmente, che io non sento da dire, probabilmente svolge bene la sua funzione di anche proprio fissare la fragranza, perché rispetto agli altri profumi di questo genere lo sento più duraturo, dura abbastanza per il tipo di profumo che è, sia sui vestiti che sui capelli. Mi piace veramente molto questa creazione di Miller Harris e quindi ve la consiglio. Se parliamo di rosa fresca, umida, verde, adatta all'estate e alla primavera, non potevo non inserire all'interno di questa selezione di profumi L'Ombre d'un Lot, sempre di Diptyque. Questo è un profumo molto poetico, è un profumo che immediatamente, secondo me, suggerisce una suggestione ed un'immagine. Ed è l'immagine appunto di una rosa, di un roseto, che cresce selvatico, boschivo, all'ombra effettivamente, magari di un albero anche di salice, in prossimità di uno specchio d'acqua dove tra l'altro vediamo passare lentamente, così placidamente, due cigni. Un'immagine bellissima, poetica e suggestiva, che tra l'altro Diptyque ha proprio voluto stampare sull'etichetta del profumo, che infatti appunto è secondo me bellissimo, già soltanto nel modo in cui si presenta,
e ci suggerisce un po' quella che è la suggestione e il tipo di fragranza che andremo poi a sentire. Ahimè, tutto bello, stupendo, poetico, però questa fragranza a me purtroppo non piace, però questo è il mio gusto, invece piace a moltissime altre persone che conosco, anzi piace molto, quindi ecco perché vorrei, ve ne parlo comunque, anche perché è molto originale. Questa fragranza presenta al suo interno questa nota verde, quasi selvatica e boschiva, abbastanza accentuata, con un overdose di ribes e anche di foglie di ribes. Poi contiene la rosa, appunto delle note floreali, e tra l'altro anche ambra e grigia in base. Quello che si sente è una rosa, come vi dicevo, verde, anche un po' distante, un po', quasi un po' fredda, in un certo senso austera, e infatti molte persone ritengono che il profumo sia anche un po' attraversato da una vena di malinconia, che comunque io apprezzo sempre nei profumi, e purtroppo in questo caso, in questo momento, non riesco ad apprezzare l'Homme Dans L'Eau, ma magari in futuro sì, perché comunque vedo che profumi che inizialmente, che diverso tempo fa non mi piacevano, adesso li adoro. Anche in questo caso la durata è quella di uno dei toilette, molto fresco, diciamo è una fragranza che secondo me rimane più intima. È così, secondo me è giusto che sia, proprio per il tipo di profumo, e se pensiamo insomma che lo indossiamo soprattutto in primavera e in estate, ci sta. Parliamo adesso di una fragranza davvero uscita di recente, quindi di una nuovissima uscita, del marchio L'Artisan Parfumeur. Marchio che a me piace molto, soprattutto per le creazioni di un po' di tempo fa, ma comunque parliamo di Memoir de Rose, che sto provando e sto apprezzando grazie a Nina, che saluto tantissimo, che mi ha inviato questo campione, questo decanter, anche generosissimo, quindi saluto e ringrazio Nina. E grazie a lei quindi posso, appunto, ho potuto conoscere e godere di questa fragranza. Allora, questo è un bel profumo, ricorda, ma no, secondo me, un mix tra il genere di fragranze di cui vi ho parlato prima, quindi tutta una serie di profumi molto belli, ma comunque ecco, già noti, e anche Delina di Parfums de Marly. Devo dire che secondo me ricorda molto Delina, anche Rose di Chloé, insomma è una fragranza bella, gradevole, una rosa molto delicata, fresca, piacevole, elegante, sobria, insomma davvero impeccabile, se non fosse per il fatto che non è niente di nuovo. Questo mi dispiace perché comunque da un marchio come L'Artisan, che ha creato capolavori come Bois Farenne, piuttosto che non lo so, Dol de Rose e tantissimi altri, insomma, profumi, mi aspettavo qualcosa di un po' più particolare, insomma. Però ciò non toglie che questa sia una fragranza perfetta per chi ama una rosa giovane, fresca, moderna, piacevole, e che sia anche una fragranza passepartout. Si apre con note agrumate, poi abbiamo appunto un cuore floreale e poi una base muschiata, quindi che lo rende anche pulito e rinfrescante, insomma molto gradevole. Beh, questa è una bella fragranza, peccato per il fatto che non niente di nuovo, ecco, però comunque bisogna elencarlo all'interno di questo video. E concludiamo in bellezza con un profumo low cost che io amo molto, mi piace tantissimo, ed è Apotheose de Rose di Monotheme. Fragranza fiorita, muschiata, anche un po' fruttata, perché contiene una nota di pera che con cui appunto la fragranza esordisce, e che va ad addolcire, a rendere proprio frizzante, subito effervescente, tra virgolette, sì, energico l'esordio del profumo, ma non eccessivamente dolce, perché la pera quando è troppo dolce a me proprio non piace. E appunto comunque poi protagonista è la rosa, queste note fiorite, insomma vicine alla rosa, alla peonia, e che poi appunto si adagiano su questo fondo, secondo me muschiato, pulito, molto molto bello. Questo profumo secondo me vale veramente tanto rispetto al costo che ha, anche perché mi ricorda la rosa Mogenica di Merchant of Venice, e ovviamente non è un caso, perché entrambi i marchi appartengono alla stessa, agli stessi produttori, insomma. Sicuramente lo saprete, ovvero la famiglia Vidal, ne ho già parlato nel video precedente. Comunque è una fragranza molto bella questa, io la adoro, ed la sto indossando anche tanto, le prestazioni sono ottime, dura almeno metà giornata, rimane sui vestiti, rimane anche sui capelli. A me questa fragranza piace tanto, la sento, nella sua semplicità la sento strutturata, bella, davvero carina come creazione, quindi io ve la consiglio.
siamo arrivati alla fine di questo video, con grande fatica perché già fa davvero caldissimo. Insomma, fatemi sapere nei commenti quale profumo preferite, se ci sono altri profumi che mi consigliereste. Insomma, ogni interazione, ogni vostro commento è sempre molto gradito, anzi vi ringrazio tantissimo per ogni commento che lasciate sotto i miei video. E ci vediamo al prossimo video, ciao!